Garantire il posto di lavoro a 465 precari del comparto sanitario e al contempo assicurare la prosecuzione dei servizi a favore degli utenti. Con questo intento la direzione dell'ASP 2 di Caltanissetta, a seguito di numerosi incontri con le organizzazioni sindacali della CGIL, CISL e UIL, ha deciso di firmare le proroghe dei contratti scadenze il prossimo 31 dicembre. Oltre a tutelare le fasce deboli, ovvero Alzheimer, autismo e tutte quelle previste nei progetti del Piano Sanitario Nazionale con l'indizione di un bando per coprire 59 posti, che garantiscano la prosecuzione del servizio sino al 31 dicembre del 2017, che ha visto sinora la ricezione di oltre 2.000 domande al vaglio delle 19 commissioni costituite, la direzione dell'ASP ha deciso di prorogare sino al 31 dicembre del 2017 contratti di altri 160 lavoratori tra medici, infermieri e personale del comparto, mentre per i 246 precari dell'ASP, ovvero gli ex LSU, PUC e ASU, con grande senso di responsabilità, la direzione strategica con proprie dettagli termine ha previsto la proroga sino al 31 dicembre del 2018. Un atto di coraggio che testimonia l'interesse da parte della nostra azienda nei confronti dei lavoratori che in atto sono precari ma che svolgono un ruolo importante, direi anche determinante, nell'ambito delle unità operative sia amministrative che sanitarie, per cui questo provvedimento deliberativo che abbiamo adottato e che prevede la possibilità di andare in proroga fino al 31 dicembre 2018 per i lavoratori LSU contrattualizzati, ci consentirà nel corso di questo biennio di avviare le procedure di stabilizzazione per dare serenità e tranquillità ai lavoratori. I precari per noi rappresentavano un problema, ed era un problema assolutamente importante che andava risolto proprio per dare delle risposte a questo personale. Ieri abbiamo avuto la contrattazione per il budget del 2016 e abbiamo avuto confermata la richiesta di fondi che noi abbiamo avuto, e quindi mi ritengo soddisfatto anche per questo risultato che, abbiamo conseguito. Ovviamente nelle delibere di fine anno voi troverete l'acquisto di altre importanti attrezzature, e quindi un'azione sul personale, azione sulle attrezzature, azione sulle strutture che abbiamo già fatto. Abbiamo aperto i 5 piani del Sant'Elia, abbiamo aperto un piano nuovo, un piano nuovamente alla fruizione a Gela, all'ospedale di Gela, abbiamo spostato reparti, stiamo migliorando quella che è la logistica degli ospedali, apriremo a brevissimo la piastra chirurgica. Diciamo che l'azione dell'azienda va nel senso di quella programmazione che abbiamo fatto a inizio mandato. Soddisfatti del risultato raggiunto e della sinergia di intenti instaurata con i vertici dell'ASP, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Ma diciamo che questo atto deliberativo è stato licenziato dall'azienda, è il frutto di un lungo percorso di collaborazione tra le parti sociali, quindi con le sigle sindacali CGIL e CISL e UIL. È un ottimo punto di partenza, è una grande assunzione di responsabilità da parte dell'amministrazione. Ed è l'inizio, ritengo, di un percorso di stabilizzazione ormai agognato che va avanti da 25 anni.